dobbiamo supplire a queste perdite, non parlo di ProMobility, ma parlo di tutto quanto il cluster attuale, dobbiamo sopperire a Stringere i queste denti. con una iniezione, con una botta di adrenalina, perché ci vuole un'iniezione al cuore, perché qui non ci vuole antibiotico, antibiotico non ci facciamo niente, però se arriva un'iniezione di adrenalina, se arrivano i soldi che ci permettono di non procedere alle sciagurate ipotesi che disgraziatamente dobbiamo prendere in campo, perché la situazione è drammatica, sia noi che le altre società, questo mi pare evidente. Allora abbiamo, ripeto, questi 6 mesi davanti che ci possono permettere, d'accordo su tutto quanto quello che ha detto Sergio, ovvero la politica locale, la politica regionale, la politica nazionale, le autorità competenti, l'autorità di sistema portuale, noi facciamo una conferenza. Secondo me dovremmo fare un tavolo allargato degli operatori portuali, cioè di quelli che capiscono e I vogliono. professionisti del porto, Giovanni. Vogliono essere propositori, non cicero pro domo sua, però che sia chiaro, se qui ognuno guardiamo alla nostra saccoccia, abbiamo distrutto tutto. Perché c'è veramente una coesione di tutti quanti, a livello politico di tutti quanti i partiti, a livello territoriale di tutte quante le istituzioni e a livello del porto, allora io sono assolutamente convinto e fiducioso. Avvocato, lei ha detto che ognuno non deve pensare ai propri interessi, c'è spazio per tutti nel porto di Civitavecchia. Certo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Veda, qui c'è un problema e questo disgraziatamente va detto. C'è stato un periodo, forse dopo è cambiato, ma c'è stato un periodo in cui faccio un esempio così nessuno si arrabbia, nessuno si offende. Se lei in una classe dell'asilo non ci tiene la maestra, all'inizio si cominciano a tirare i cartoccetti, poi alla fine si tirano le sedie. Se c'è la maestra, caccia un urlo e tutti quanti si calmano e nessuno litiga. Ecco, questo è il ragionamento. Serviva la maestra in alcune situazioni, la maestra non c'è stata e quindi i Sono bambini partite le sedie. no, alla fine sono partite, no, poi sono partite coltellate, che è diverso. Io Serpente. sono d'accordo in toto su quello che ha detto adesso il dottor Zopardi, perché veramente è così, bisogna. Anche dall'ultima metafora che ha detto sul discorso della maestra, forse c'è stata un po' troppa educazione di fidarsi, ma sai, entro i porti bisogna tante volte entrare, come si dice volgarmente, con le mutande di ferro per poter decidere e prendere decisioni. È mancata un po' di esperienza, è mancata un po' di cose, però c'è chi se n'è approfittato di questa questione. E quello che dice giustamente, oggi bisogna che ci sia un tavolo di gente che non guardi all'interesse, ma guardi veramente all'interesse generale.